difensiva che era offensiva della professione dei medici e anche dei cittadini, perché non è che si può non morire mai e non ammalarsi mai, ma abbiamo avuto l'aspetto legale, complice i media che fanno sì che se non riesce terapeuticamente un risultato è malasanità. Io oramai sono una paladina, quindi vado in giro a dire che i magistrati non possono vicariare il medico. La professione del medico non è vicariabile da nessuno, ma tutti noi che lavoriamo con loro, se vogliamo fare i volontari, potete immaginare come amo i volontari che avevano quel simbolo che avete visto nella prima diapositiva, devono prepararsi, se no fare il volontario culturale, sociale, sportivo. Chi vuol fare il volontariato nel sistema di protezione della salute deve ricordarsi della propria dignità di volontario, che vale solo se è capace di fare bene il meglio, il bene del prossimo a cui si rivolge, altrimenti fa altro. Quindi non abbiate la preoccupazione, la timidezza di chiedere ai volontari di prepararsi. Ci prepariamo professionalmente noi, ci aggiorniamo noi, devono farlo anche loro. Questo è un messaggio che, soprattutto a causa della peculiarità dei temi di stamattina, cioè la morte improvvisa e la possibilità di agire, se c'è la possibilità di agire occorre agire bene. I medici sono salvaguardati dalla gente, i civili no. Se fanno un danno rispondono pesantemente e penalmente, ma vorrei che non dovessero rispondere penalmente, vorrei che rispondessero eticamente, cioè nell'impegno formato a sufficienza per fare bene il volontario. Grazie a tutti voi, mi dispiace andare via e vi saluto con la presenza.